capirai, molte cose imparerai. Flippy! Oggi sono nel grande allevamento dei miei amici, la famiglia Hux. Ciao a tutti! Ci divertiremo un mondo, perché vedremo cavalli, mucche e un sacco di altre cose interessanti. Ehi, Blippi, perché non prendi una sella che andiamo a farci un giro? Sarà divertentissimo! Guardate dove siamo! Siamo dentro una vera stalla! Cody è andato a prendere il cavallo e nel frattempo vi faccio visitare la stalla. Guardate qui! È dove si tengono i cani da guardia. Divertente! E qui c'è un'altra cuccia! Andiamo! Un'altra ancora! Guardate! Il cane sarà al lavoro coi cowboy perché la porta è aperta! Ma guardate! Ciao! Non c'è nessuno! Wow! Guardate qua! Ehi! Questo è Fieno! Questo è Fieno! E sembra proprio invitante! Scherzavo, è invitante per mucche e cavalli, non per gli umani! Wow! Lo vedete? Guardate, venite più vicini! Wow! Nyam! Andiamo! Wow! Guardate! Un'imbracatura! E un fermatesta! Qui è dove entra il bestiame, proprio qui, per essere visitato e ricevere le vaccinazioni! È come una carriola, ma è piatta! Qui è dove si mette il fieno per trasportarlo fino a dove ci sono le mucche. Wow! 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 Mi vengono le vertigini! Ok. Ancora una stanza. Venite qui. Wow! Questa è la selleria. Guardate! Wow! Quante selle! Ok, per andare sul cavallo ho bisogno di voi. Scegliamo la nostra sella preferita tra queste, ok? Andiamo! Questa? Nah! Questa? Sì! Questa mi sembra perfetta! Ok, ma prima ci serve un cuscino. Questi qui sopra. Venite! Guardate questo! Sapete di che colore è? Già uno dei miei due preferiti! Blu! Ok, prendiamo questo cuscino e poi prendiamo questo qui. E poi ci servono le briglie. Andiamo? Ok, ecco le briglie. Le mettiamo sulla sella. Ok, ecco fatto! Yeah! Ok,
Ehi, grazie per aver preso la sella. Prego. Per favore, passami i cuscini. Va bene. Dobbiamo mettere questi per primi. A cosa servono i cuscini? Sono cuscini da sella. Vanno sotto la sella. Per proteggere... il cavallo. E questa è dove si siede il cowboy. Ok. Si mette sul cavallo. Dopo i cuscini. E si lega sotto. Così non scivola via quando sali. Le briglie. E il morso. Ok. Così chi va a cavallo usa le briglie per manovrarlo. Come uno sterzo. Dunque, così. E poi sopra le orecchie. Così. E le briglie si controllano con queste redini. Oh! Queste sono il manubrio del cavallo. Ok. Beh, vuol dire che adesso posso cavalcare? Direi di sì, Blippi. Bene, Blippi. È il tuo turno. Wow! Ok. Beh, si parte. Buona cavalcata. Grazie. Vado! Questo cavallo è marrone scuro ed è una bellissima femmina. Il suo nome è Fancy ed è davvero mansueta. È stato divertente! Non solo Fancy è un bellissimo animale, ma lei e gli altri cavalli ci aiutano a spostare il bestiame nell'allevamento. Che emozione essere andato a cavallo! Vediamo cos'altro hanno in questo allevamento! Andiamo! Wow! Si parte! Wow! Oh! Questo è un quad e si chiama così perché ha quattro ruote. Una, due... 3, 4! Oh! Oh! Ora siete sul quad insieme a me. Non è divertente? Wow! All'allevamento usano un sacco di mezzi utilissimi, come questo quad e... come questo! Questo camion ribaltabile gigante. E questo escavatore un po' più piccolo. Ma adesso andiamo a vedere il mezzo più grande dell'allevamento! Questo sì che è grosso! Ora che il mezzo è parcheggiato ed è sicuro avvicinarsi, il mio amico Cody, della famiglia Axe... Ciao a tutti! Ve lo spiegherà in dettaglio! Siete pronti? Sì! Cominciamo! Ok, beh, questo si chiama Skidgen. È un mezzo che si usa per spegnere gli incendi. È come un camion dei pompieri e un fuoristrada combinati. Vedete queste ruote giganti? Sono come le ruote dei fuoristrada, sono enormi. Sono fatte così in modo che il mezzo non si blocchi quando è nei campi. Andiamo a vedere davanti.
qui abbiamo la pala e un rastrello per la sterpaglia. Questa si abbassa fino a terra, spinge via tutti gli arbusti e crea una linea di fuoco. Così quando le fiamme arrivano lì, si fermano. Andiamo a vedere il retro. Nel retro abbiamo una tanica gigante d'acqua. Eccola qui, questa è piena d'acqua. Ne contiene circa 4.000 litri. Qui c'è un avvolgitubo, proprio qui. Questo tubo può essere allungato per arrivare fino al fuoco per spegnerlo. C'è anche una torretta, lì sopra, che gira e spruzza l'acqua. Ma prima di mostrarvela, andiamo a vedere la cabina. Benissimo! Adesso che siamo nella cabina, vi mostro un po' di cose. Questo è il volante, ed è quello che si usa per manovrare questo mezzo. E invece qui davanti c'è il cruscotto, con tutti gli indicatori. Se premete questo pulsante qui, è il clacson. Sentito? Ora guardate dove ho i piedi. Questo è il pedale del freno, e questo è l'acceleratore. E poi qui c'è una piccola leva. Questa alza e abbassa la pala che avete visto prima. Ma adesso vi faccio vedere la cosa più forte. Questo è il joystick, che controlla il cannone ad acqua. Guardate, vi mostro come funziona. Divertentissimo girare questo episodio in campagna! Andate a visitare il canale YouTube della famiglia Axe per vedere altri video sull'allevamento! Bene! Ciao ciao! Pi, 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 seguimi e vedrai! Sono io, Blippi! Guardate dove mi trovo! Sono al supermercato! Ma guardate cosa c'è! Una mela deliziosa! Chissà com'è arrivata fino a qui! Mele! Le mele che trovate dal fruttivendolo arrivano da una piantagione di meli. Per prima cosa si cerca una mela matura. Come questa! Questa è proprio invitante! E dopo averla raccolta, si mette nella cassa con tutte le altre mele. Cerchiamo insieme una mela, forza! Ne vedete una? Io ne vedo una! Già, guardate! Gnam! Comincia tutto con un addetto che raccoglie a mano ogni singola mela. E poi scarica il suo sacco nelle casse. E quando la cassa è piena, un trattore la raccoglie e la porta via. Ora che le mele sono raccolte dai campi e messe nelle casse e le casse sono piene, bisogna trasportarle fino ai camion! Wow! 4 casse giganti piene di mele. E un trattore rosso. Ok, le casse ora sono vicine al camion. Adesso dobbiamo caricare tutte queste mele sul cassone con un muletto.
Ora che il camion è stato caricato, possiamo andare! Ci dirigiamo allo stabilimento. Siamo arrivati allo stabilimento. Adesso ci serve un altro muletto per scaricare tutte le casse dal camion. Ok, adesso è il momento di lavare e impacchettare tutte le mele. Guardate! Mele verdi! Ora dobbiamo svuotare tutte le casse di mele, così possiamo lavarle e impacchettarle! Le mele iniziano il loro viaggio quando le casse vengono svuotate. Guardate, le casse sono vuote. Wow! Un sacco di mele galleggianti! Poi vengono tirate fuori dall'acqua e spazzolate per bene. Belle pulite e ancora spazzolate. Guardate quante spazzole! Sembra che le mele si stiano divertendo! E poi le mele vengono spruzzate con dell'acqua bella pulita. E poi passano sotto a dei ventilatori giganti! Una volta che le mele sono asciutte, vengono selezionate. Si separano quelle che sembrano gustose da mangiare da quelle che non lo sembrano. E ricordate le mele che non sembrano gustose? Esatto, sono queste. Queste salgono su una divertente scala mobile per mele. E poi scendono su un nastro trasportatore che le porta verso la trasformazione in golose torte di mele. Ma non abbiamo ancora finito qui. Ogni mela che sembra gustosa riceve un adesivo. Questa è la macchina degli adesivi. E una volta che ogni mela ha ricevuto il suo adesivo, viene messa su quello che mi piace chiamare un letto per mele. Nel passaggio successivo, questi letti per mele sono infilati in scatole di cartone, mentre altre mele sono infilate in sacchi di plastica. Sembra che alcune di queste scatole debbano ancora essere chiuse. Ora che le mele sono tutte pulite e impacchettate, vanno conservate in un frigorifero gigante in attesa dei camion. Vedete? Qui siamo dentro al frigorifero gigante! Qui dentro fa davvero freddissimo! Qua è dove si conservano tutte le mele! Wow! Guardate quante mele ci sono! È proprio un magazzino altissimo!
camion si sta avvicinando al magazzino, così da essere caricato con un mucchio di mele fresche! Le mele sono quasi pronte per essere mangiate! Adesso le stanno caricando nel cassone di un camion! Perfetto, muletti! Ancora un po' di mele! Ora che il camion è pieno di mele, andrà a consegnarle ai fruttivendoli. È stato istruttivo vedere come le mele raggiungono i negozi insieme a voi. E ricordate, una mela al giorno toglie il medico di torno. Mi vedrai, ti divertirai. Blippi, blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi.